È ripreso oggi in corte d'assise a Taranto il processo per il presunto disastro ambientale causato dall'Ilva. Parola alla Procura della Repubblica con gli interventi, fino al momento di andare in onda, del sostituto procuratore Mariano Buccoliero e del procuratore aggiunto Pietro Argentino. Entrambi hanno argomentato per chiedere alla Corte, presieduta dal giudice Petrangeli, il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dalla difesa, compresa quella di chiedere il trasferimento del processo al Tribunale di Potenza, un argomento, quest'ultimo, al centro nei giorni scorsi di un durissimo scontro tra l'Associazione dei Magistrati e la difesa, in particolare di Nicola Riva, Riva Fire e Riva Forni Elettrici, sostenuta da Pasquale Annichiarico. L'ANM aveva fortemente stigmatizzato la scelta del legale di rendere pubblicamente noti gli indirizzi delle abitazioni di vari magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari tarantini, tanto da esporli anche alla criminalità. A quell'intervento, conclusosi con toni perentori e l'annuncio di alcune iniziative, come quella di segnalare la vicenda all'ordine degli avvocati, avevano replicato lo stesso avvocato Pasquale Nicchiarico e l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, nonché l'Unione Nazionale delle Camere Penali, che avevano parlato di inopportuna e grave ingerenza dell'ANM nel processo in corso. Per gli aggiornamenti sull'udienza odierna vi rimandiamo al nostro sito www.canale189.it.